Diretta. Nel frattempo dovremmo avere collegato con noi il professor Pierluigi Lopalco, professore ordinario di igiene all'Università di Pisa. C'è il professor Lopalco, eccolo qua. Buonasera. Professore, ben trovato. Lei mi deve rassicurare perché io ho letto, diciamo, alcune sue affermazioni, alcuni suoi post, alcuni suoi tweet e mi è sembrato di capire, quindi le chiedo, mi rassicuri, mi dica che ho capito male, che a suo giudizio l'allarme lo abbiamo sottovalutato. Ho capito male? No, no, io non ho parlato di sottovalutazione. Quello che io sostengo, e non sono io a sostenerlo, diciamo molti esperti sono d'accordo con me, è che quello che è successo in Cina oggettivamente non ha precedenti. Quella Cina ha messo in quarantena, bloccato, abbiamo visto queste strade deserte, non di un comune di 1.000 abitanti, ma di una regione con Sì, enorme, decine di certo. milioni di persone. Allora, quello che è successo in Cina è senza precedenti e la Cina, facendo questo, ha certamente ritardato la circolazione internazionale di un virus come questo. Cioè, questo è un virus che si trasmette per via respiratoria, quindi ha tutte le caratteristiche di diffondersi in maniera molto facile nella popolazione. Una popolazione che non ha mai visto questo virus e quindi che non ha gli anticorpi per contrastarlo. Ora, questo tempo che ci ha offerto la Cina è importante venga impiegato per prepararsi, perché se noi appunto in E Italia noi così ci come siamo siete, preparati? diciamo, io non faccio questo mestiere, io sono sicuro che quello che ha fatto fino ad ora il Ministero è stato assolutamente diciamo attinente a quelle che sono le linee guida internazionali. Ecco, magari la chiusura degli aeroporti, se fosse stata fatta in combinazione con anche gli altri stati europei, avrebbe sicuramente avuto Certo, sarebbe magari stata più più efficacia. Sarebbe efficace, certo. stata più efficacia, perché ecco, il discorso è questo: un virus di questo genere è molto difficile da contenere. Si può contenere, però sicuramente ne possiamo rallentare molto la diffusione. Quindi il rallentamento è importante, appunto, perché una cosa è avere 1.000 casi in un giorno e Professore, una però mi cosa è avere aiuti, no? 1.000 casi Cioè, in un anno. deve tener conto che molti di noi stanno imparando a capirci qualcosa da quando è scoppiata questa epidemia. Quindi tenga conto della nostra ignoranza, lo dico nel senso più letterale dell'espressione, no? Cioè, noi non sappiamo. Allora io le chiedo, quando sentiamo dire che questo virus è fortemente contagioso, significa che quando sentiamo dire che siamo in grado di contenerlo, significa che mi aiuti proprio con Allora, dei telegrammi. questo virus è molto contagioso, significa che se io ho l'infezione in atto e ho i primi sintomi di malattia e sono chiuso a casa con la mia famiglia, i miei familiari molto probabilmente prenderanno l'infezione, perché nessuno dei miei familiari ha gli anticorpi né è vaccinato contro questo virus. Quindi un contatto stretto con una persona che ha il virus sicuramente significa un contagio molto probabile e queste sono delle evidenze che è stata evidentissima, per Come esempio. faccio a contenerlo il virus? Solo Allora, con come faccio a contenerlo? l'isolamento? Per adesso l'unica misura che noi abbiamo è l'isolamento, perché non esiste un vaccino contro questo virus e per i prossimi mesi non ci sarà, cioè ci vuole molto tempo per produrre, testare, produrre su larga scala e distribuire su larga Un scala il vaccino. vaccino. Quindi lo potremo avere magari fra un anno e mezzo, ma ora non ci abbiamo. Quindi Aspetti, ora l'unica cosa professore, è che credo ci sia contenere. un'agenzia importante Ci perché sono adesso due mi chiede notizie. di intervenire. Ci sono